La questione degli immobili è lungi da essere risolta in questo frangente. Voi come partito avete preso posizione? Sì, noi come partito abbiamo diramato un comunicato doveroso col quale abbiamo stigmatizzato il ricorso all'autorità giudiziaria intrapreso dal senatore Curto. Senatore Curto che in altre circostanze ha sicuramente dato atto di saper fare l'opposizione. Quindi lo invitiamo ad assumere il ruolo dell'opposizione, perché essendo convintamente democratici riteniamo che l'opposizione abbia un ruolo fondamentale per la crescita di ogni comunità, e quindi lo invitiamo a riportare la discussione, seppur aspra, seppur forte, nelle sedi competenti, quindi nelle assise comunali, nelle commissioni e sugli organi di stampa. La politica fatta traendo spunto dalle dichiarazioni in libertà nei bar, tra i fuori onda, non è politica. Oltretutto, se si intraprende questo solco, si sa come si inizia ma non si sa come si finisce, no? Perché poi ognuno poi deve prendere atto che c'è questa volontà di intendere la politica, ed è chiaro che poi noi che abbiamo l'avventura, l'onere e l'onore di governare, è chiaro che nella nostra attività amministrativa è possibile che possiamo avere occasione di verificare atti delle amministrazioni precedenti, probabilmente meritori anche di attenzione della magistratura, ma non è questa la politica, non intendiamo fare politica in questi termini, perché questa vicenda degli immobili viene anche vissuta e percepita dal popolo come l'ennesima questione di casta, l'ennesima querela tra la politica, tra i notabili. La gente ha bisogno di risposte. Perché i problemi sono tanti, e quindi noi come maggioranza abbiamo l'obbligo di risolverli, loro come opposizione hanno l'obbligo di assumere il loro ruolo nelle sedi competenti. Ecco, ma su questa questione in particolare intravedete una soluzione possibile? Su questa questione so che il sindaco con gli organi burocratici che diciamo hanno un attimino ripreso la questione stanno effettivamente collaborando, e siamo all'opera per risolvere i problemi anche sulle questioni di paventate inagibilità che io ritengo anche qualche consigliere comunale ha incautamente sollevato, e quindi stiamo lavorando per risolvere il problema.